carissimi, come avete sentito, questo pellegrinaggio si è compiuto veramente in tutto il mondo. Adesso abbiamo cominciato a parlare di queste prime tappe. È la Madonna che ha voluto per prima andare ad Egitto, giusto? Sì, come è stata la prima volta? Perché in Egitto la Madonna è andata quando i soldati di Erode inseguivano questa famigliola e avevano già deciso di uccidere tutti i bambini. Sì. Ebbene, Giuseppe si svegliò di notte con una visione degli angeli, poi la Sacra Famiglia emigrò in Egitto. Anche quando ripartimmo noi con questa peregrinazione avvenne la stessa cosa. Un mio confratello, che adesso è qui a Loreto, ma è stato vescovo per circa 4 decenni in Africa, in Etiopia, a lui proposi il primo passaggio, ma questo non fu possibile per vari altri motivi, in quanto i vescovi dell'Etiopia non ammettevano una seconda peregrinazione dopo quello che era avvenuto negli anni precedenti. E allora andavo in Egitto. Poi dall'Egitto io pensavo dovesse passare in una nazione vicina, e invece per un'altra disposizione l'invito venne dall'Argentina. Dall'Argentina, provvidenziale, sì. Quindi la Madonna fece un grande volo dal Cairo a Roma, Buenos Aires. Là una grande festa. Poi restammo in alcune nazioni, di solito si restava 10 giorni, 2 settimane in una nazione. Poi passammo in Uruguay, Paraguay, Brasile, non però sempre con lo stesso risultato. Andammo anche poi negli Stati Uniti, in Colombia, andammo poi a Malta, da Malta sui Balcani, in Turchia, alla casa di Maria, da lì poi in Russia. In Russia un episodio in particolare, fui bloccato all'aeroporto perché forse fu una disposizione proprio dall'alto, non avevo previsto il visto per la Russia. Poi seppi che ci volevano mesi e mesi per ottenere un visto, quindi non sarei mai potuto entrare. Certo. Fui tenuto quasi fermo all'aeroporto, quasi prigioniero, È arrestato. per 6 ore. E mi Incredibile. dicevano malamente: go away, vattene via. Era andato a fare il biglietto per ritornare io solo, senza Maria di Nazareth, a Roma. Non potevo fare altro. Quando in fondo a un corridoio vidi affacciarsi due uomini con il collerino, capii che erano sacerdoti, mi gridarono: lei è padre Leonardi? Sì. Non ci fecero dire più una parola, ma almeno loro sapevano che ero arrivato. Bellissimo. Quindi dovetti essere liberato dal nunzio apostolico, giunto appena un mese prima in Russia. Poi Quindi dopo i Balcani, dopo Russia. andammo anche verso l'Asia, passammo per Hong Kong, per giungere poi a Taiwan. Ci fermammo prima però in India, e 4 settimane. L'India fu una cosa strepitosa. Invece di passare subito a Taiwan, perché c'era stato terremoto, restammo in India 4 settimane. Lei visitò 48 chiese. Potete vedere anche i filmati su www.santafamigliatv.it, dove c'è la peregrinazione Maria Mondiale. Sono tutti filmati. Una cosa meravigliosa. La gente veramente faceva la fila indiana per andare a baciare i piedi di Maria. Molte volte vedevo che i piedi di Maria erano diventati rossi per il rossetto delle donne. Qui c'è un elenco infinito dei luoghi, dei paesi, su tutti i continenti. È veramente impressionante che non si finirebbe mai a citarli. Ma, In alcune nazioni abbiamo rischiato la vita. In Congo c'era la guerra. Un generale ci disse: ma non sapete che qui rischiate di morire? Per passare dal Congo a Kigali, in Rhodesia, ci fermò un militare
sembrava violento, mi apostrofò dicendo: perché non sei venuto da noi? E ho detto: ho mandato tanti fax, il vostro vescovo non ci ha risposto. Ha fatto aprire questo grande baule dove si conservava la statua e notai che quando vide Maria aveva gli occhi con le lacrime. Padre Giovanni, la Madonna, attraverso, usando lei come il suo servo, come il suo apostolo in questo mondo, li ha portato dovunque. Ripeto, qui ci sono dei luoghi numerosissimi. C'è anche la mia Polonia, ho visto delle immagini straordinarie a Częstochowa, dove c'erano queste folle immense di persone. I frati minori della Polonia fecero stampare un libro a parte con tutte le foto meravigliose, chiaro in lingua polacca, tutta la dicitura, la presentazione, ma le foto sono dei capolavori della ripresa del volto e delle mani e della popolazione. Sì, tutto questo si è compiuto fisicamente con questa statua, ma il vero cammino e il vero invito a compiere questo cammino, questo pellegrinaggio per conoscere la Madonna, per entrare in lei, nel suo cuore immacolato dove dobbiamo trovare rifugio. Questo è un secondo passo molto più difficile, anche se questo è stato di una difficoltà straordinaria e di un impegno incredibile, ma noi possiamo oggi, anche chi ci guarda, chi ha sentito questa storia bellissima, possiamo proporre anche fare un cammino veramente spirituale mariano. Io la invito già da oggi a darci una mano, a compiere questo invito, perché lei ha scritto anche questo libro, questo altro libro bellissimo. Io l'ho guardato insieme con la mia moglie e abbiamo visto che qui è una proposta straordinaria di compiere un anno in Maria. Questo programma, come vi siete accorti, è stato veramente gestito da Madonna, perché io non è che cerco tanto le persone che vengono a fare la loro testimonianza, ma è la Madonna che me le porta, e oggi ci ha portato come grandissimo regalo per cominciare questo anno nuovo, lei padre, per aiutarci a compiere questo viaggio spirituale per conoscere Maria. E qui, guarda caso che siamo bellissimi nell'anno, lei propone un anno, quindi una meditazione ogni settimana per meditare questi grandi, quattro grandi misteri. Sì, io propongo l'anno mariano, non che ce lo debba indire un papa o un vescovo, un anno mariano personalizzato. Chi vuole fare un anno mariano deve mettersi alla guida di Maria, non per un giorno né per una settimana, ma per un periodo lungo. Come i giovani che vanno a scuola, non si fa un corso in una settimana, certo. Ci vuole almeno un anno di preparazione. Solo dopo un anno mariano tu hai un giovane, una giovane, o un uomo, una donna, di qualsiasi età, che può intraprendere un vero cammino, e non per terminare, poi come i santi il cammino non finisce mai. Come abbiamo visto, abbiamo sentito, questo grande viaggio, questo grande pellegrinaggio di Maria era compiuto da lei stessa per giungere tutti i suoi figli sparsi tutto il mondo. Sì. E noi come figli suoi qui a Maria Vision, una mittente dedicata a lei, che si dedica a farla conoscere, a farla vivere, a entrare veramente pienamente nel suo cuore immacolato, vogliamo proporre questa meditazione. Io già da oggi la invito alla prossima puntata, che si svolgerà non tra una settimana, perché è impossibile, ma tra due settimane ci troveremo insieme, e lei così ci potrebbe parlare, avrà più occasione anche per parlare in tutto questo aspetto spirituale che è immenso, che lei è, direi, è veramente un gigante, un esperto. Maria è un gigante. È lei che è la nostra maestra, maestra. È lei che ci fa da master. Madre di Dio. È lei che ci ha un po' plasmato, lei anche come il nostro maestro, per introdurci in queste tematiche che sono del tutto attuali e di una importanza veramente estrema. Quindi ovviamente la ringrazio da oggi per tutto il suo impegno che già ha svolto, e la invito da adesso di aiutarci a entrare ancora di più. Saremo presenti, io vengo con lei. Lei che ci accompagna sempre. Io la ringrazio e ci vediamo settimana prossima, e sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.